Ehi la ciurma, io sono Mazzotes e ben ritrovati qui su Magic Duels. Stavo per dire Origins, ma non è più Origins, è Battle for Zendikar, ma questa notizia qua sembra che voglia intimarci una nuova espansione. Scopri l'espansione Ombre su Innistrad prima di tutti. Quindi vuol dire che probabilmente ci sarà una nuova informazione. Non apre niente, vabbè. Non sta succedendo niente. Si è bloccato tutto. Ma non so quanto comunque mi ci dedicherò a quell'espansione. Dipende da quando esce. Perché no, si è proprio bloccato tutto. Seriamente, serenamente. È crashato tutto alla fin fine. Quindi adesso è meglio che chiudo. Torniamo su... No, che battaglia. Campagna, scusate un attimo. Battaglia for Zendikar. Allora, stavo dicendo, non so, dipende da quando uscirà quella nuova espansione, perché ho intenzione anche di proseguire un po' con Alien Breed. Non è che posso ipotecare il canale semplicemente solo per Magic, perché mi scoccerebbe un po' di fare sempre solo Magic costantemente, per sempre, forever and ever. È vero che una campagna, se fosse di 5 episodi, di 5 battaglie, potrei magari anche togliermela rapidamente. Non lo so, si vedrà. Comunque, per ora vorrei cercare di finire il Battle for Zendikar e ritornare un po' su Alien Breed. Magari riuscire anche a finire Spore prossimamente e iniziare qualcosa di nuovo per portare anche un po' di ventata, una ventata fresca al canale. Qualcosa di un po' diverso. Grazie alla tua copertura, Jace e Nissa sono riusciti ad allineare gli Edri, intrappolare Ulamog. All'improvviso, tuttavia, una nuova indata di Eldrazi emerge dalle profondità del mare. Sono ovunque, non c'è tempo per pensare, devi combattere. Beh, però non contro Ulamog, contro degli Eldrazi, sembra. Ah... è solo questione di tempo prima che Ulamog spezzi i suoi vincoli. Sconfigge la marea di Eldrazi prima che sia troppo tardi. Quindi dobbiamo prima sconfiggere gli Eldrazi, poi Ulamog, sembra. Allora, vediamo un attimo che tipo di mazzo ci troviamo di fronte. Credo che sia più o meno del tipo di quello passato, anche se qua non abbiamo nessun alleato tranne questa, che comunque ci è stata molto utile la scorsa volta. Questa è la trappola statica che viene utilizzata contro di lui. Alleato core per ogni colore di mana speso per lanciare il fronte compatto. Ah, ok. Panorama di fronte, ok. No, dovrebbe andare bene. Giochiamo questa, tanto non possiamo ancora giocare nulla di attivo. Vediamo un attimo che cosa avremo qua come avversario. Speriamo niente di troppo complicato, per non andare a perderci troppo tempo. Sì, giochiamo questo. Qua una convocatrice di guerra Tairu. Ah, è un'ottima questione anche questa, Sì, sono sempre sullo stesso stile di mazzo, direi, ecco. Ora abbiamo una trappola statica. Leggiamola bene, innanzitutto. Quando entri nel campo di battaglia, esili una creatura bersaglio controllata da un avversario. Finché non lascia il campo di battaglia. Ok. Io giocherei l'esploratrice della lanterna. Che non è male per iniziare un 3-2. In più con Lifelink, che mi viene sempre da chiamare Lifesteal, pensando a League of Legends. È un ottimo inizio, però... oddio, inizia già a giocare qualcosa. Cos'è qua? Quando lanci Ulamog, esilia due permanenti bersaglio.
Ah, ma l'ha scartato però, non l'ha giocato. Perché? Lama franca, cos'è questo? Allora, sì. Allora, questo qua aveva, mi pare, prende più uno ogni volta che entra un alleato. Quindi inizio con 1-2. Posso giocare così, ma non mi serve a niente, perché lui non ha creatura che gli posso esiliare. E andrei ad attaccare, sì, per forza, in modo da avere un pochettino di margine in più. Lui non può bloccare, fortunatamente. Però questo è già direttamente Ulamog, quindi probabilmente dobbiamo uccidere Ulamog prima che gli Eldrazi siano troppi e non possiamo sostenere più il duello. Allora, qui non abbiamo già più mana. Questo che cos'è che è? Ok. Sì, facciamo così per forza. È l'unica cosa che ci può aiutare. E in più questi contano come alleati, vero? Quindi questo qua prende un discreto buff. E attacco con tutto. Così 6 gliene tolgo e ci andiamo a trovare in una situazione di vantaggio. Oddio, aspettate. Oh, santi nomi. Fregati. Fregati molto brutalmente. Da un istantaneo. Tra l'altro esiliata, non è neanche nel cimitero. A parte che non abbiamo carte che ci permettono di ripescare dal cimitero, ma... Quello vuol dire che continuerà a giocare il Drazi come se non ci fosse un domani. Questo elimina solo delle creature. No, stiamo pescando proprio da schifo. Stiamo pescando proprio da schifo e... non è per niente buono. Adesso non ho neanche lifelink perché non ho giocato nessuna creatura. Non ho mana e sto continuando a pescare solo trappole statiche, che potrebbero servire per carità più avanti, ma ora come ora non ne ho bisogno. Continua. No, scusate, cos'è? Ah, una terra. No, ma è una terra che gli fa giocare altri Eldrazi. Oh. Questo glielo devo seccare con la trappola statica. Cosa vuol dire non puoi esiliare una carta in questa zona? Ma io volevo esiliare quella, porca di una miseria. Ok, abbiamo perso, ragazzi. Questo quanto mi costa? Ok, posso giocare entrambe. Allora, vai. Puoi esiliarla ora? Sì. Cioè, l'altra l'ho sprecata, praticamente. Vabbè, se non altro così non ha nessuna creatura di nessun tipo. E di nessun genere. E quindi posso andare ad attaccare con tutto, con più tranquillità anche. Certo, avessi pescato del mana sarebbe stato meglio, anche per la convocatrice di Kibera Tairu. Lui gioca il Drazi. Oddio.
Non mi piace, 2-3. Non è grave, però io ho giocato praticamente tutto il mondo qua. Ora però con cosa potrei andare ad attaccare? Ah, questa è anche un'abilità. Ah, tappo un altro alleato. Attacco improvviso, cautela o travolgere. Potrei effettivamente usarla. Ma il casino è che l'altra volta potevo essere bloccato solo da uno. In questo giro però potrebbero seccarmela. Però direi che facciamo così e metto attacco improvviso. E non so se mettere anche cautela. Io direi di sì. Meglio essere sicuri. Tanto con queste due non ha molto senso andare ad attaccare. Ok, sì, potrebbe sacrificare le altre sue, però. Io preferirei andare ad attaccare 2-3, così però me la ucciderebbe. Ma che idiota! Questa. Se vado a attaccare con questa me la secca, non posso. Non posso mandarla così allo sbaraglio. Questa qua aveva Summoning Sickness, idiota che sono. Oddio. Il macellaio della covata non mi piace. Andrò a usare la trappola statica appena possibile. Sì, questo è urgente davvero, nel senso che uno deve muoversi in fretta a tirare giù il titano prima che non arrivino troppi Eldrazi. Ma non mi viene mana, porca miseria! Questo mi costa 2 di mana! Io non lo so se ci rendiamo conto! Scusate ragazzi, ma mi viene proprio nervoso in questa situazione qua. Cioè, ok che io ho sbagliato prima con la condottiera veterana. Non avrei potuto fare niente lo stesso. Però. Andiamo di nuovo con attacco improvviso e cautela. E devo andare ad attaccare con lei per forza. Con lei e basta. No, anche con lui va bene. Ci sta. Con quell'altro no, non posso perché altrimenti sono nei guai. Lascia passare o no, lascia passare o no, lascia passare o no, lascia passare o no. Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Oddio! Porca miseria! Mi è morto di brutto. Se pescassi del mana adesso, eh?
Oddio. Vado per forza a usare questo. Però questo vorrebbe dire perdere anche la mia... Naturalmente niente mana. Devo usare la trappola statica su quello, per forza. Perché usando questa mi giocherei anche l'unica mia carta con un minimo di forza. Mi giocherei la condottiera veterana. Di cui tra l'altro non ho usato l'abilità. E vai a attaccare con questo. Lui non blocca. Puoi vedere che non blocca, non gli conviene bloccare. Ah, invece blocca. Ah, no, beh, sì, si sacrifica nel Drazi del Kaiser. E non si piglia 5 pizze in faccia. Sto giocando male, ragazzi. Sto giocando molto male. Questa la perderemo. È solo questione di tempo. Non mi piace quello. Adesso arriva il mana. Ok. Ora io andrei che... ad attivare... Quanto travolgere ci può stare? Ne metterei cautela più che altro. Andrei ad attaccare solo con questi perché... Anche se rischio che questa me la blocchi. Perché ho paura che... Perdendo troppe carte, Cribbio... Ah no, beh, gli ci muoiono tutte e due. A meno che non abbia qualche incantesimo particolare, ci è andata di lusso, di stralusso. Perché mi avessi ucciso quello con Lifelink sarei stato molto più nei guai. Adesso bisogna vedere cosa... Ok, altro mana. Cosa gioca? Oddio, pesca due carte. Cos'è che gioca? Niente. Dobbiamo andare a chiudere per forza. Sacrifico un danno per avere cautela perché ho davvero paura che lui possa giocare qualcosa. A parte come... no, questo è un artefatto, non è un istantaneo. Io andrei a attaccare con tutto adesso. Non lo uccido, perché sono 6, 3, 9. E 5, 14 e 1, 15. Ah no, forse muore. Puoi vedere? Non ci credo.
È andata! È andata! Oh santi numi, ragazzi! Non ci posso credere! Ci sarà di sicuro una fregatura. Hai dato tutto in questa battaglia, respingendogli Eldrazi abbastanza lungo da permettere a Jace e Nista di assalire Ulamog con un'intensa scarica di energia. Il piano sta funzionando, basterà resistere un altro istante, eccola! E avrete vinto. È in quel momento che senti tremare la terra sotto i tuoi piedi. Lo sapevo che c'era qualcosa che non quadra. No, è andata. Ah, mi hanno sbloccato due archetipi nuovi. Buono. Quella degli alleati non è male come tipo di mazzo, eh. Ah, mi ha dato della roba nuova. Buona. Modalità storia. Però su Zendikar è finita, quindi. Finita così. Ci sarà poi l'altra, probabilmente. Bien. Tra l'altro non ci sono stati neanche filmati o niente per questo tipo di campagna nuda e cruda così com'era. Non è che è stata molto esaltante, diciamo, da quello che mi per quello che mi riguarda, però GG, è andata bene. E quindi questo conclude per ora la nostra serie su Magic Duels. Prossimamente vedremo quando uscirà questo nuovo aggiornamento, se e come farlo. Magari scrivete anche nei commenti se siete interessati, se non siete interessati, se volete vedere qualcosa di nuovo. Altrimenti, cioè, nel frattempo continuerò comunque Alien Breed, che avevano lasciato in pausa da ormai troppo tempo. E niente, io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto, mi trovate su Facebook, il link è in descrizione. Ci vediamo, buona giornata a tutti, ciao!